cose fare lo signore, collana di perle e diamanti, dicendo che stia un regno di l'amore, lo paradiso di tutti gli amanti. Amici lontani e vicini, Michael Angelini è un giovane australiano di belle speranze, conserva le radici delle Eolie dentro il suo modo di crescere, definibile emigrante eoliano per eredità. Siamo alla seconda generazione. Un veloce architetto con un corso anche a Prato sul miglioramento urbanistico di quella che ormai è una città cinese. Come mai Prato, Michael? Perché la Università di Monash, che ho studiato con, hanno una sede là a Prato. Allora sono andato là a imparare architettura. Certo. E elencaci le altre tue specializzazioni. Sì, alla fine mi piace tantissimo la fotografia e anche della genealogia, che faccio tantissimo lavoro qua a Melbourne per aiutare tanti quegli eoliani che sono venuti dalle isole Eolie. E praticamente che lavoro fai? Spiegacelo nel dettaglio. Sì, well, alla fine per architettura questo momento è da parte con questa situazione, ma con genealogia aiuta tantissime persone da America, anche qua in Australia, che vogliono trovare i loro antenati, che adesso ci sono tantissimi dei registri di liberi, anche le altre isole Eolie sono tutti online, allora adesso possiamo vedere quando qualcuno era nato è morto. E allora io just aiuto questa gente per trovare le loro radici e trovare altre cose che abbiamo mai saputo. E c'è un grande interesse qua in Australia e anche in America di questo. Certo, è una filosofia di vita del passato per il futuro. Sì, giusto, può dire quello, Ecco, senti, l'Australia oggi di cosa ha bisogno secondo te? Dimmi, vediamo. Ma penso siamo tutte bene qua in Australia, può dire. No, veramente, I mean, non abbiamo tanta storia come là in Italia, ma alla fine è una cosa. No, io penso niente, siamo bene con il lavoro e l'ambiente qua. Siamo tutti a posto, può dire. Bene, il lavoro non manca, ma la movida, per esempio, esiste in Australia? Può dire sì, I mean, forse c'è più che più lavoriamo, più di fare qualcosa di leisure. Sì. Qua, là in Italia, quando sono abitato per un anno là, vai giù a fare un caffè con gli amici qua, forse lavoriamo di più, può dire, sì. E abitiamo più spazi. Diciamo che per l'Australia la vera movida è il lavoro, invece in Italia il lavoro è la movida. Sì. Abbiamo invertito i ruoli. Senti, come siete messi col Covid a Melbourne? A questo momento siamo, può dire, gravi. A Sydney e in altre parti dell'Australia stanno a posto con Covid, ma qua a Melbourne c'è tante restrictions che abbiamo adesso. C'è, non possiamo andare dopo le 8 in giro a Melbourne, solo possiamo andare 5 chilometri dalla nostra casa. Allora, e poi i casi sono
passi tra siamo a 100 casi e per noi è qualcosa grave. E, certo. E per noi in Melbourne a questo momento un po' tutto è fermo, tutti i negozi, i ristoranti sono tutti chiusi. Speriamo tra un mesetto o qualcosa tutta apri di nuovo, ma Melbourne è un po' grave a questo momento. È un po' pesante la situazione. Sì. Ci dici le origini della tua famiglia, com'è questo legamento con le Eolie, da dove deriva? Proprio sì. Visto che tu ti occupi di questo, ce lo dici della tua famiglia strettamente? Sì, certo. Allora, parte della mia mamma sono delle Isle Eolie da Santa Marina Salina e sono venute negli anni 40. E poi parte del mio padre, che fa il cognome Angelini, sono da Ascoli Piceno, le Marche, e loro sono venuti qua in Australia negli anni 50, come tanti altri italiani a quel tempo, dopo la guerra. E tu quando vieni in Italia preferisci andare nelle Marche, nella terra di papà, o preferisci le Eolie nella terra di mamma? È diverso, perché a fine le Isle Eolie sono tipo un posto di vacanze per me. Allora mi piace andare là e vedere i miei cugini che sono anche là. E le Marche sono è un po' diverso, sono più interno di Italia e è giusto un posto che miei nonni sono nati là. Ma forse posso dire che mi piace più le Isle Eolie. Senti, tu hai organizzato, proprio parlando di migranti, due siti per far incontrare gli eoliani. Qual è stata la sorpresa più gioiosa? La sorpresa di cosa? Cioè che hai scoperto, per esempio, delle notizie, delle radici e degli intrecci che non ti saresti mai aspettato. Alla fine qua a Melbourne e Sydney si trova che ci sono tanti parenti che vengono dalle Isle Eolie, quelli che non ho mai saputo, e siamo tutti connettati alla fine, quelli in America, quelli tutti in giro Australia, anche in Argentina, siamo tutti in qualche modo connettati tra i nostri antenati, che è molto interessante, e abbiamo lo stesso cognome, abbiamo tutte queste cose, che abbiamo lo stesso sangue, c'è tante queste cose che siamo tutti in qualche modo parenti. Parenti. Cosa provi a essere figlio di una figlia delle terre eoliane, cioè essere un figlio di emigranti, che vuol dire? Hai questa cosa dietro di te, che sei non sei origine di Australia, sei i tuoi nonni o parte di te e da un altro posto del mondo, che la terra qua in Australia non è qualcosa nuova per noi, ma sono orgoglioso per essere italiano, può dire a fine. E quando sei stato l'ultima volta alle Eolie? Era l'estate del 2016, era là. Sono stato a Vulcano, tutte in giro le isole. E anche ho visto, sono un posto che mi piace tantissimo andare, il cimitero là a Liberi e anche Santa Marina, perché ci sono tanti miei parenti e anche antenati che sono sepolito là, e aiuta tantissimo nelle ricerche dei miei antenati a fine i cimiteri. Per noi in Australia ricerca la famiglia, i cimiteri sono un posto meraviglioso, può dire, ci sono tante informazioni che posso prendere dal cimitero. Certo, esiste anche un turismo per cimiteri, si dice. Sì, si dice, ma si fa
ma si fa veramente soprattutto laddove ci sono cimiteri antichi che fanno la storia anche con l'architettura delle proprie tombe. E secondo te i cimiteri di Santa Marina e di Lipari che tu hai visitato, in che condizioni li hai trovate? Sì, un po', io come posso dire, forse, non so la parola, ma tipo non erano curati, tipo, può dire, sì, a quel tempo nel 2013. Cioè, curati o non curati? Curati. Abbandonati, vuoi dire abbandonati? Non erano curati. Abbandonati. Non erano tipo curati. Tipo un po' abbandonati. Sì, abbandonati e trascurati. E sì, questo ci dispiace tanto. Veramente speriamo che si possa rivolgere anche un affetto di cura nel luogo dove riposano tutti i nostri amici, parenti e familiari. Cosa ti ha sbalordito maggiormente delle Eolie quando le hai girate nel 2016? Vediamo. Può dire di nuovo come sì, questa parola? Cosa ti ha soddisfatto maggiormente delle Isole Eolie? Forse alla fine tutte è un'isola, può andare tutto in giro, c'è tanti punti di vista per vedere il mare. E anche qualche posti in giro all'isola, forse a Caneto, che è molto bello per andare a fare il bagno. E anche tutti i ristoranti che sono là e tutta anche la storia di tanti anni fa che avete là all'isola. Sei andato al museo anche? Sì, sono stato là, sì, a fine perché lo so che miei antenati che erano abitanti là al castello, volevo vedere un po' in giro come sta là vicino al cattedrale anche. Sì. Tu l'ultima volta sei stato nel 2016 alle Eolie, è la prima volta? La prima volta era il 2013 che ho visto le Isole Eolie. Certo, a distanza di pochi anni. E quando chiudi gli occhi, prima di dormire, cosa ricordi maggiormente delle Eolie? A fine fosse a vedere tutti i miei parenti, perché su Facebook scriviamo, sì, ma poi in faccia è un'altra storia. Quanti parenti hai di numero? Quanti sono i parenti di Santa Marina? Forse può dire 50, qualcosa così. Poi loro hanno la famiglia, bella famiglia. Sì, sono tutte parte di Salina. Certo. E qual è il profumo naturale che ti piace respirare di più delle Eolie? Alla fine è il mare, mi piace tantissimo. Il mare, anche con la mia mamma, il mare è sempre qualcosa che amiamo tanto. Anche in Australia abitiamo vicino al mare, qua a Melbourne, è una cosa che forse viene dalle Isole Eolie, dai miei nonni, che anche loro avevano una barca qua a Melbourne. Il mare è sempre con noi. E tu incontri molti eoliani a Melbourne, vero? A Melbourne sì, sono parte della società Isle Eolie qua ci sono tantissimi che sono parte della nostra società e aiuto loro. Ma ogni settimana o prima di questa situazione c'era tanti eventi che facciamo e incontro tanti eoliani. E di cosa parlate? Degli incontri? Loro che sono più anziani parlano dei loro ricordi delle isole, ma poi facciamo qualche balli, facciamo qualche bingo, allora qualche sociale alla fine facciamo insieme. È una cosa bellissima.
Beh, ti piacerebbe un giorno vivere alle Eolie? Io questo ho pensato un po' di anni fa, ho detto, oh, posso vivere qua alle Isole Eolie? Io penso, forse no, perché sono abituato già con la città vicino a me. E per un po' di vacanze va bene, ma per vivere, forse a Milazzo va bene, poi vengo alle Isole Eolie. Ma sull'isola forse un mese o qualcosa così va bene per me. Non di più allora. No, Senti, penso no. ogni persona che ha sangue eoliana in cosa è diverso dagli altri? Se c'è questa diversità. Sì, well, lo so già qua a Melbourne ci sono tanti famosi persone che sono venuti dalle Isole Eolie. Quello sì, sono famosi più di altre parti d'Italia, può dire, ci sono tante di queste persone. Tu vesti italiano? Come? Tu vesti gli abbigliamento? Vesti italiano? No, non tanto, no, perché è un po' costoso qua Ah. per vestire così, ma quello sì, qua in Australia ci sono tanti, gli australiani non pensano tanto del lo, loro come vestono, e forse in questo modo sì, io penso più il modo italiano per vestire bello quando vado a uscire qualche posto. Yes, quello può dire sì, quello sì. Certo, però mangi italiano. E quello sì, sì, Il quello sì. piatto che ti Io, piace di più? oh, alla fine, la pizza mi piace tantissimo. La pizza sempre. Posso avere ogni giorno. Cosa prendi, la margherita o bella sostanziosa? Noi diciamo pepperoni. Ai peperoni. Pepperoni. L'Australia è sempre una grande e magica isola? Alla fine sì, penso per tanta gente è una bella isola a vivere. Sì, qua a Melbourne siamo il posto più come può dire, vivente del mondo, un posto bellissimo a vivere. Allora sono molto orgoglioso per anche vivere qua a Melbourne, che tanta gente vogliono vivere. Eh sì. E Quello quindi è sì. sempre l'isola del tesoro, l'Australia. Sì, può dire quello. Yes, sì. E gli australiani cosa pensano dell'Italia? Loro, a me, loro piacciono tantissimo. Per loro, loro vanno là di fare vacanze. Loro un posto sempre in Europa e vogliono andare a Venezia, Roma e tutti in Italia. I miei amici vogliono andare sempre là. È una cosa di macchine, di vestite, di cibo. Sempre loro pensano di queste cose quando pensano di Italia. Manda un tuo pensiero alle isole lontane, che sono le Eolie poi. Un Sì, pensiero, dimmi. sì. Oh, non so, veramente non so cosa posso dire. Un pensiero. Alla fine speriamo questo momento che c'è questa situazione che con questa COVID-19 che non viene là alle Isole Eolie, che non alla fine non viene là. Allora siete tutte protected con San Bartolomeo, speriamo. Certo, e così Michael Angelini, con la sua voce, il suo viso e la sua verità, ha rispettato le tre V che sanno di vittoria ripartita in parti uguali per la vita. E così le V diventano cinque. Sette come le Eolie se aggiungiamo vai e vinci. Con Michael Angelini salutiamo gli ascoltatori, lettori del notiziario, sparsi in oltre 100 paesi del mondo, ed il nostro webmaster.
Massimo Pagliaro. Australia! Australia, ciao! Eolie, grazie. Ciao, grazie, alla prossima. Grazie, Gennaro. Anche questo è stato bellissimo, credi. Un giorno vuole fare lo signore collana di perle e diamanti, dicendo che stia un regno di l'amore, lo paradiso di tutti gli amanti.